Bari ricorda lo statista Aldo Moro con una celebrazione sobria alla quale ha partecipato solo il vicepresidente della Regione Puglia, Mario Liorizzo. È tra le grandi inchieste italiane ancora in corso, che ha portato anche alla formazione di una commissione in Parlamento. L'uccisione di Aldo Moro la notte del 9 maggio del 78 ha stravolto lo scenario politico italiano. Lo statista di Maglie, l'uomo del compromesso storico, anche in una giornata difficile come questa, per via dell'emergenza sanitaria, viene ricordata a Bari con una celebrazione sobria alla presenza di poche autorità e del vicepresidente della Regione Puglia, Mario Liorizzo. Questo atto politico non è un rituale retorico, ma è un impegno perché eravamo e siamo fermamente convinti che quella terribile tragedia ha cambiato la vicenda politica del nostro paese e la verità non è ancora del tutto conosciuta. Siamo vicini alla verità, io credo che bisogna continuare la battaglia perché questo paese sappia fino in fondo chi sono quelli che hanno organizzato quella terribile tragedia, che la verità si sappia fino in fondo, come è giusto che si continui ancora a indagare su tutta la fase dello stragismo. L'impegno della Regione Puglia nei confronti di Moro non si ferma solo ai momenti celebrativi e alle date in calendario. Nel corso degli scorsi mesi ha visto infatti la Regione promotrice di percorsi di formazione all'interno anche delle scuole. Abbiamo sviluppato progetti importanti. Abbiamo coinvolto centinaia di scuole, di istituti scolastici superiori, perché riteniamo che fosse giusto far conoscere ai giovani le caratteristiche e i connotati di quella vicenda. È stata definita la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio del 78, perché segnò la morte anche di Peppino Impastato, attivista siciliano ucciso per mano della mafia, e la giornata del ricordo e della memoria. E ora la cronaca, l'anziano pestato a morte.